Live Social. Entriamo quindi nel merito dell'intervista del giorno. Abbiamo in collegamento telefonico Violaine Sylvain Abric. Violaine, benvenuta. Grazie mille, buongiorno. Grazie a te di essere qui con noi. Entriamo quindi in questo bellissimo mondo che è quello dell'interior design. Come nasce per te la passione e come diventa la tua professione? Ma in realtà è una passione che è nata con me, penso che io sono nata così, nel senso che io già da piccola spostavo mobili, volevo dipingere pareti, avevo già l'occhio per sistemare, ho un occhio molto, cioè ho una mente organizzativa. Che modo ti approccia al cliente, ti approccia al progetto? Allora, il cliente di solito arriva a me per vari modi, passaparola o comunque su internet, e mi contatta e c'è un primo incontro dove mi spiega un po' le sue esigenze, e in quell'incontro io prendo già tutte le misure, tutto quello che mi serve, faccio un report anche fotografico. Dopodiché torno nel mio studio, nel mio privato, diciamo, e lì sviluppo il progetto che poi logicamente presento al cliente e si va avanti insieme. Devo proprio riuscire a entrare nel cliente e con il cliente capire che cosa vuole, perché spesso le persone si affidano a me proprio perché non hanno bene chiaro quello che vogliono, quindi io devo riuscire a tradurre proprio quello che c'è dentro la loro testa. E spesso mi trovo comunque anche a dover mettermi tra una coppia che ha magari delle opinioni diverse riguardo all'arredamento e io devo fare un po' contenti entrambi, quindi riuscire a trovare delle soluzioni che vadano bene per tutti. Quanto è importante, Violaine, essere sempre al passo con le mode, le ultime tendenze, soprattutto nel tuo campo? Allora, in realtà io tendo a frenare un po' i clienti sulle mode, nel senso che secondo me la casa deve essere propria, non deve essere troppo di moda. Poi è logico, i colori comunque ci influenzano, quindi comunque quello lì ci attrarrà sempre, però cerco comunque di chiarire e di fare delle case abbastanza neutre e comunque personali, che poi magari possono essere cambiate con dei piccoli dettagli, che tipo magari c'è un soggiorno, il cuscino, il quadro o la tinta della parete. Però sono sempre un po' attenta con le mode, perché ho paura che poi tra 10 anni sia un po' troppo identificativo. Violaine Sylvain Abric, interior designer, home stylist, la trovate attraverso la sua pagina Facebook, Violaine Abric, home stylist, il sito web www.violaineabric.com, la pagina Instagram Violaine Abric, potete comunque contattarla all'indirizzo mail violaine@hotmail.it. Dunque, Violaine, grazie mille per essere stata con noi e averci fatto fare un tuffo nella tua professione e nella tua creatività, perché no? Grazie mille a voi. Grazie, ciao e buona giornata. Live Social.